Sono ancora in corso gli accertamenti del caso per capire con esattezza cosa sia accaduto venerdì scorso a Montesilvano, dove Tigellio Spinelli, pensionato 66enne di Cupello ma residente a Brescia, ha perso la vita dopo essere caduto sull'autobus della linea 3 di Tua e aver sbattuto fatalmente la testa contro gli estintori presenti sul mezzo. L'uomo avrebbe perso l'equilibrio a causa di una frenata improvvisa dell'autista di Tua per evitare l'impatto con un'auto sulla nazionale alla rotonda di Santa Filomena al confine tra Montesilvano e Pescara. Una serie di casualità rivelatesi fatali per il pensionato, deceduto prima dell'arrivo dei sanitari del 118. Sotto sequestro il mezzo della Tua e anche il cellulare dell'autista, mentre si indaga per accertare eventuali responsabilità anche con la supervisione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza del comune di Montesilvano, poste proprio all'altezza della rotatoria dove si è consumata la tragedia. Ignaro di tutto l'autista della Golf che avrebbe tagliato la strada all'autobus, successivamente rintracciato dalla polizia locale, avrebbe raccontato agli agenti di non essersi accorto di nulla. Al momento non ci sono persone iscritte nel registro degli indagati, ma la situazione è in costante divenire e ha riaperto il dibattito sulla sicurezza di un lavoro delicato come quello degli autisti dei mezzi del trasporto pubblico locale, chiamati quotidianamente a districarsi tra mille pericoli stradali, come sottolinea Patrizio Gobeo, segretario provinciale della FILT CGL di Chieti Pescara. Noi chiediamo sulla sicurezza che si debba fare dei passi in avanti. Qui il caso ha voluto una fatalità, ci spiace per la perdita del passeggero, ma per quanto riguarda la nostra attività, il lavoratore è esentato da responsabilità, perché conosco bene il collega, è una gran brava persona, un autista a modo, andava a una velocità che era giusta rispetto al flusso della circolazione e l'istinto lo ha portato correttamente, mi permetto di dire, ad agire sul pedale del freno. Qual è il clima che si respira anche tra gli autisti in questo momento? In pochi hanno voglia di parlare perché siamo un po' tutti toccati da questa situazione, perché noi sappiamo perfettamente che oggi la società ci mette innanzi a delle problematiche, perché abbiamo molti che non rispettano il codice della strada, soprattutto automobilisti, motociclisti, ma soprattutto questi monopattini che diventano per noi un forte pericolo, perché ce li vediamo sbucare dappertutto, considerando che i bus hanno dei punti morti che non sempre riescono a essere percepiti in tempo. Cosa si può fare per rendere più sicuro il vostro lavoro? Intervenire sicuramente con delle telecamere posizionate lungo i percorsi di una città potrebbe essere già un primo segnale importante. All'interno dei mezzi avere delle telecamere interne che riprendono tutti gli accaduti, perché ovvio il comportamento dell'autista qui è inattaccabile. Quindi noi chiediamo questa sicurezza in più che ci permetta di non essere sempre colpiti da provvedimenti nel momento in cui c'è un evento tipo quello che è appena successo in questi giorni.